Sì, è la discoteca. 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 Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Nancy si è scappata di casa. Siamo sul mercato. Questo mercato è questo? Che non abbiamo capito ancora. Che comunque un po' di tutto. Dovrebbero esserci prodotti Selex, quindi siamo incuriosite, e anche per i cosmetici ma anche per il cibo. Io sto qua davanti, ci sono tutti scaldasole che sono dei yogurt buonissimi. Questo quinoa e frutti rossi. Bello questo yogurt di questa marca. E poi questo, ragazze, mandorla no, ma cocco e la guerra io me lo compro. Lo vuoi? È troppo buono. Non è magro, però è troppo buono, non me ne frega. Questo con le bacche di goji. Ma sono, questi sono magri, sono zero questi qua. 0,9%. Ah, ok, si può fare, eh? Questa pure un'altra cosa che mi piace troppo. È succo arancia, carota, limone bio 100%. Questo qua praticamente è solo succo di mela, succo di arancia, succo di carota. Ma vuoi questo? Questo è bello. Buono, super... c'è un sacco là. Sì, pigliatelo, è buono. Guarda com'è, le uova sode, ma che è? Già pronte. No dai, che schifo, no. Che ci vuole a farsi le uova? Oddio. Dai. Vedi che praticamente anche se Lex ha fatto questa linea bio, ad esempio queste sono le uova. Proviamo come sono anche abbastanza grandi. Sì, buono. I Weetabix per esempio sono una valida alternativa a tanti cereali che sono pieni di schifezze. Oli vegetali. Ahimè, oli vegetali, zuccherosi. Questi non sono male, questi qua della Selex, per i bambini magari sono al cacao, ma pure per c'è noi. Un po' di zucchero, però non ci sono oli vegetali. Quindi... Dai, grande. Guarda qua che ho trovato, che belli queste qua. La quinoa flex, no. I fiocchi di quinoa, poi la crusca bio, la crusca d'avena, questi sono buonissimi, i fiocchi d'avena, riso soffiato, i fiocchi d'avena integrali, questi li adoro, integrali. Comunque questo reparto bellissimo, i muesli, quanta roba, guarda se Alex ha messo, grande. Bio, anche questi sono integrali e sono bio questi cereali. Mi sto prendendo lo zucchero integrale di canna, questo della Cenere Ottimo, e voglio far vedere il dolcificante di cui vi parlo spesso, sciroppo d'agave, tutte valide alternative, sciroppo d'agave bio allo zucchero normale, completamente naturali. E qua c'è la Truvia, la mia amata, io zucchero quasi tutto solo con questo e sono ottimi. Nancy ha preso una tisana gonfiore addominale, sempre marca Selex, con estratto di carciofo, ci piace molto. È una tisana linea, ti devi sgonfiare la panza, sì. Abbiamo capito, brava Nancy. Però sono pure buone, per esempio questa è con estratto da di provare. Guaranà. Poi ovviamente vi faremo il video, vi faremo sapere tutto. Che poi ne siamo venute qua da dire, perché due ragazzi, una coppia, ci hanno consigliato, vi mandiamo un bacio grande, ragazzi, ci incontrarono in un altro supermercato, ci sono vai a Selex, c'è tanta roba buona, siamo venuti qua grazie a voi, spesso ci consigliate voi le cose. Infatti diteci sempre i supermercati. Nei commenti, sì, che noi andiamo sempre in missione. Ti guardiamo qua le pomarole. Guarda, sono belle, italiane, dolci. Sì, è vero. Bio, guarda quante cose bio hanno messo. Guarda questo, Agromonte bio. È bellissimo, io questo lo prendo da pomodorino ciliegino. È anche in offerta, belle. Siamo qua davanti alle nocciolate per trovare alternative alla Nutella. Allora, questa anche è buona. Questa la di rigoni è buona e c'è anche vegan. Questa è senza latte, è anche buona. Vediamo quella della Selex che giustamente anche bio, è anche bio, grandi Selex. Però, vediamo però cosa c'è. L'olio di palma. E quindi no. Per favore, signor Selex, toglici l'olio di palma da sta cioccolata. E niente, quindi restiamo orientati su queste qua. E invece le marmellate suppongo siano piene di zucchero. Sì, troppo zucchero, non ci piacciono, no. Quindi bocciate. Quindi un fior di frutta. Queste qua della Rigoni sono sempre buone. Anche poi queste. C'è questa light che è senza zuccheri aggiunti. Poi questa con ciliegie rosse da provare. Guardala, anche lamponi. Quale prendiamo? Fragole. La faccia della fragola. Fragole, sì. Problema fette biscottate. Sto controllando quelle marchio Selex ovviamente e sono integrali, ma ahimè c'è olio di palma, quindi le bocciamo, anche perché ci sono tante altre che sono queste senza misura olio di palma. Sono senza olio di palma, quindi sono perfette, quindi, penso. Sì, sono meglio. E invece queste qua mi hanno attirato perché sono anche bio, della marca Grissibon, con olio extravergine d'oliva, quindi secondo me queste qua dovrebbero essere farina integrale, però 52%, non è proprio completamente, però sono buone, perché poi c'è l'olio extravergine d'oliva
e non c'è lo zucchero, quindi secondo me queste sono proprio buone, anche se non è 100% integrale, però secondo me queste sono le migliori. Le vuoi? Sono buone, yeah. Buone, prendile. Questi qua sono dei biscotti buoni perché sono a cacao galbusera, senza grassi e senza olio di palma, si chiamano magretti, sono carini. Ci sono sia comunque bianchi che al cioccolato. Sì, è vero che comunque c'è zucchero, c'è olio, però sono abbastanza sani, fra virgolette, rispetto a tante altre schifezze. A me piacciono questi, madonna, sono troppo buoni. Questi sono buoni. Però non c'è l'olio di panna. No, no, neanche qua. Cioccolatosi. Ragazze, sono troppo felice, finalmente ho trovato una piadina biologica all'olio extravergine d'oliva, senza buco, senza olio di panna, di farro. Wow, molto bello. Sì, ora facciamo le botte. Farina di farro, vuoi pure tu? E farina integrale di farro. Wow, olio d'oliva. Questa perfetta. Sì, per forza. Ma trovata una roba. Ma me la mangio pure. Dai, questa è buonissima. Perfetto, compriamo. Guardate quanti tipi di riso c'è della Selex. Riso fine basmati. A me ci piace il riso. Riso fino ribe integrale. Riso fragrance. Wow. Ah, bello pure questo, riso integrale rosso Hermes. Voglio lo zainetto di Hello Kitty per andare a scuola. Lo compri lo zainetto di Hello Kitty? Altra cosa positiva che abbiamo trovato, la pasta integrale bio, bio. Viva Selex Bio, bravi! Hanno fatto tutto bio, noi siamo felici, felici, felici. Vabbè, poi c'è anche il latte nero, bio, c'è tutto. Tutto Selex, guarda, un bel pacchetto di spaghetti integrali, io me lo prenderei. O di fucile. No, ma vedi, voglio fucile, ne? Sono più buoni. Sono i miei preferiti. La linea primi anni Selex Baby non va bene, perché comunque è pieno di silicone, eccetera, quindi no. Voglio trovare anche se c'è scritto senza parabeni, senza coloranti, non vanno ma bene, non quindi li bocciamo. Andiamo a cercare la linea bio Selex, andiamo. Eccoci nella discoteca. Scontrino alla mano, abbiamo comprato tante cose, devo dire che non costa molto, dobbiamo gridare se non si sente. Ragazzi, di cosmetici non abbiamo trovato nulla praticamente. Che fregatura! Una delusione incredibile. Lasciateci tanti like e vi aspettiamo prestissimo con il video di tutte le cose che abbiamo comprato. Guardate come parlo. Come fai a parlare con gli occhi chiusi? Ciao! Ciao! Noi andiamo a ballare!